Il percorso della vita ci impone la scelta tra la strada dell'onestà e quella della disonestà, senza oscillare tra l'una e l'altra, perché dobbiamo allontanarci dallo spirito mondano e suoi falsi valori del mondo per vivere secondo il Vangelo. Lo ha detto Papa Francesco prima della recita dell'Angelus affacciato su Piazza San Pietro, gremita di fedeli. Commentando la parabola dell'amministratore infedele e corrotto, il pontefice ha ricordato come la mondanità si manifesti con atteggiamenti di corruzione e di inganno e quanto sia quindi importante incamminarsi nella direzione giusta e percorrerla affidandosi alla grazia del Signore con onestà, correttezza e rispetto degli altri e della loro dignità. Anche la corruzione produce assuefazione e genera povertà, sfruttamento, sofferenza e quante vittime ci sono oggi nel mondo, quante vittime di questa diffusa corruzione. Quando invece cerchiamo di seguire la logica evangelica dell'integrità, della limpidezza nelle intenzioni e nei comportamenti, della fraternità, noi diventiamo artigiani di giustizia e apriamo orizzonti di speranza e di pace per l'umanità. Nella gratuità e nella donazione di noi stessi ai fratelli serviamo il padrone giusto, Dio.